Buongiorno a tutti, come state? Buon giovedì. Oggi volevo farvi vedere un'applicazione di RST 9.1, il transfer quello per materiali porosi, quindi legno, sughero, eccetera, eccetera, e volevo farvelo vedere su un portafoto, come questo, o come questo nel caso di San Valentino. Sono dei portafoto in legno bianco, con il portafoto, quindi posso mettere in orizzontale e in verticale, e qui poi ci sono i vari gancini per bloccare praticamente il portafoto. Vi faccio vedere subito lo space control. Quindi vado a prendere in questo caso il mio space control basic, perché essendo bianco lo possiamo stampare con una stampante ciano, magenta, giallo e nero, quindi lo Space Control Basic per la stampante ciano, magenta, giallo e nero. Questo è il file che voglio trasferire adesso con voi. Quindi qui vado a ruotarlo di 90 gradi, perché lo facciamo pieno a 4, ok? E vado a dargli l'impostazione di RST 9.1, quindi automaticamente lui fa l'immagine speculare e stamperà da cassetto multiuso. In questo caso il file era già specchiato, quindi è una delle cose che bisogna fare attenzione quando il file praticamente. Quando io sono andato a esportarlo da CorelDRAW era già immagine speculare, quindi se io non facevo attenzione andavo a stampare normale e poi sbagliavo. Ok, quindi questa è una delle cose da fare attenzione. Anche per questo mi serve praticamente lo Space Control Basic. Quindi torniamo live, spostiamo la telecamera, che almeno non vi faccio fare il mal di mare. Torniamo live, ben detto. Ok. Andiamo a inquadrare la nostra pressa. Quindi ho messo un foglio di carta normale, carta normalissima, sul piano della pressa. Ho stampato il mio RST e adesso vado a centrarlo sulla cornice di legno, ok? Posso andarlo a fissare con un nastro per alte temperature in maniera tale che non si muova il transfer. Ok? Nastro per alte temperature è necessario perché non mi lascia praticamente residui, quindi lo posso utilizzare sia su tessuto che su materiali rigidi, ok? Tag di metallo, altre cose. Perfetto. Lo andiamo a ribaltare sul piano della pressa. Ho bisogno della mia spugna, ok? Quella che è contenuta nella confezione dell'RST. Vado a fare solo una leggera spruzzata con acqua e vado a chiudere la mia pressa. Ok, grosso modo siamo sui 150 gradi per una sessantina di secondi. Pressione media. Quindi RST è il transfer quello per tutti i materiali porosi. Quindi avevamo già visto in video precedenti del sughero, come questo, ok, ma se giovedì, oppure poi magari farò una puntata proprio su questo. C'è questo qua è uno sgabello IKEA stampato con l'RST, in questo caso in formato A3. Poi magari farò proprio un video dedicato a questo, che è una cosa decisamente carina da andare a personalizzare. Ok. Il mio tempo è finito, quindi vado ad aprire la mia pressa.
tolgo la spugna. A questo punto devo lasciare raffreddare il mio legno e andare a spruzzare l'acqua su tutto il retrocarta dell'RST. Ok, io lo faccio qui per comodità, voi potete farlo chiaramente sopra un lavandino. Ok, comunque la cosa importante è quella di andare a bagnare tutto il retrocarta. Ok, una volta che ho fatto questo, basta, io vado a togliere praticamente il mio retrocarta dell'RST e ho la mia cornice stampata. Ok. Quindi posso andare, adesso questo lo tiro via, lo vado a buttare, basta. E qui ho il portafoto. Quindi lo posso mettere in orizzontale o in verticale e ho praticamente il mio portafoto personalizzato. Quindi, come sempre, RST 9.1, nel testo praticamente vedete, vi ho messo tutti i link ai prodotti, quindi sia al transfer che al portafoto Neutri, che potete acquistare dal sito, oltre alla pressa, la stampante e il software Space Control Basic. Io vi ringrazio come sempre per il tempo che mi avete dedicato. Be safe, ci vediamo alla prossima. Grazie e ciao.